tutti e benvenuti nel mio canale Anna Luce Mamma che Trucco. Oggi video recensioni prodotti Sien. Presto che tardi, andiamo velocemente, inizio con questo. In genere io parlo poco dei detergenti intimi sul mio canale perché, non lo so, mi fa un po' di soggezione, o in particolare non mi trovo mai né bene né male con un prodotto, quindi non ritengo che ne valga la pena parlarne. Questo invece ritengo che sì, valga la pena, è il detergente intimo da ricetta biologica rosmarino, timo e menta delicato 100% bio, con tutte le certificazioni del caso. È un detergente intimo delicato arricchito con estratti di menta, timo e rosmarino, dalle proprietà rinfrescanti e purificanti. Io lo trovo estremamente delicato, ha un odore bellissimo di erbette, che non è pesante, ma vi rilascia questa sensazione gradevole, ottimo, ottimo, ottimo. L'ho utilizzato un paio di volte anche per il bambino, non ha dato problemi né a me né al bambino, purtroppo questa non la trovo sempre. Ad esempio stamattina sono andata che ne volevo fare scorta e non l'ho trovata, però se la trovate della pH bio, ovunque voi la troviate, ve lo consiglio, prendetelo, perché per una cifra irrisoria che si gira intorno ai 2 euro è ottimo, scusate vi ho fatto tremare, è ottimo, 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 tenendo presente che io in genere tendo a utilizzare detergenti bio, li compro nei negozi bio e li pago 7-8 euro come minimo. Si tratta sì di 250 ml, è comunque una bella quantità, non è tanto piccolo, quindi io ve lo consiglio tantissimo. Poi prodotto per cui è partito questo video, ebbene sì, la B Cream All in One della Sien UVA. Io l'ho presa in colorazione light, ce n'erano due, light e medium to dark. Un paio di persone mi hanno chiesto cosa ne pensassi, ho detto datemi il tempo di capirci qualcosa e quindi l'ho acquistata. Qui dice, copre le perfezioni e dona un colorito uniforme? No. Leviga la pelle del viso e attenua le prime rughe? No. Idratazione 24 ore? Sì. Protegge dai raggi UVA, UVB, SPF 15? Sinceramente io non credo. Devo dire la vera, è stata una grande delusione, un floppissimo. Stiamo parlando di un prodotto che comunque costa 3,45€, 3,50€, insomma quello è il prezzo. Però, no ragazzi, no, 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 50 ml... 12 mesi di PAO, no, no, io ho conservato anche il cartoncino che è fatto così e qui se vi può interessare c'è l'inci, ma comunque no, ecco, ce ne siamo liberati in velocità, no, proprio no. Chiedo scusa se sentite dei rumori, ma c'è mio figlio di là che gioca e è un bambino e... abbiate pietà di me, non posso chiudere la porta perché non c'è nessun altro che me lo guarda, siamo da soli e lui. Comunque, no ragazze, no. Ha una profumazione gradevole, ma certe volte la profumazione non basta, è fatta così, è in pratica. In realtà io avrei dovuto capirlo anche dalla confezione, che come vedete è bella luminosa, e in pratica no, si assorbe, io non ne ho messa tanta. Si assorbe completamente, va a scomparire, non copre assolutissimamente nulla e fa questo effetto, vedete la differenza? Molto, ma molto luminoso, si potrebbe quasi dire lucido, non so se capite, non so se riuscite a percepire bene la differenza, per cui se voi magari avete un colorito grigiastro spento, questa BB Cream vi illumina d'immenso, ma altrimenti personalmente non la consiglio, io non credo che la utilizzerò, va bene per chi magari ha la pelle già perfetta, non è in perfezione, ha un colorito un pochettino spento e vuole ravvivarlo, vi assicuro che lo ravvivate con questa luminosità assicurata. Io ad esempio oggi ce l'ho sotto come base e quando l'ho provata come base, perché non dandomi coperenza ci dovevo andare per forza sopra a mettere qualcosina, tende a farmi lucidare anche un pochettino prima, quindi io sinceramente credo che la regalerò, so già anche a chi, per chi è perfetta, una mia cara amica che
Bellissima, alta, magra, bionda, occhi azzurri, non ha un'imperfezione, dico una, nemmeno a pagarla oro, e quindi per lei è perfetta. Tu sai già che sto parlando di te, vero Angela? Un bacio. E quindi così, per la serie Gesù Cristo, quando ha distribuito la bellezza, io ero nel bagno. Vabbè. Allora, andiamo avanti. Oggi è giovedì. Il giovedì Lidl mette delle nuove offerte, Elisabetta R. Docet, e quindi io stamattina ero in Vene e mi sono fatta un giretto. Cosa ho fatto? La prima cosa ho ripreso, perché ne avevo già prese 10, altre 10 mascherine di queste tra gattino e panda. Allora, ragazze, queste mascherine hanno un costo di 1,49 € cada una e sono mascherine ottime. Io le ho provate entrambe e le vedrete nei prossimi prodotti terminati e vi assicuro che ne vale tantissimo la pena. Queste mascherine, io come le ho viste, ho pensato che fossero di ispirazione a queste qua più classiche della Pretty Animals di Maskbar che vende l'OVS. Fatto sta che a mio avviso qualitativamente si possono considerare anche superiori a queste. A me piacciono personalmente di più, poi ognuno ha le proprie opinioni, con l'unica differenza però che queste costano 1,49 € e queste costano 3,99 € almeno nella mia OVS. Quindi direte anche voi che sono di gran lunga migliori e più convenienti queste. Io tempo fa ho avuto un problema con le mascherine, quelle, se vi ricordate, quelle di ispirazione Garnier, celesti e verde, una mi bruciava, quindi cosa ho fatto? Ho iniziato a comprarne 4-5, le prime 5 le ho provate, mi ci sono trovata bene e poi ovviamente le ho riacquistate perché purtroppo non sono in permanente, ma sono un'edizione limitata, come dice la regina del Lidl, il signor Lidl ci fa di questi brutti scherzi, ma queste sarebbero perfette in permanente perché sono belle, belle, belle. E quindi le consiglio proprio spassionatamente perché vi assicuro che oltre a essere belle, proprio di viso, perché qui c'è il panda e qui c'è la tigre, sono anche profumate, rilassanti. Io le tengo in posa non 15 minuti, ma fin quando il siero si assorbe. Vi assicuro che vi donano la sera questa sensazione di freschezza, ma non di freddo, e sono tantissimo, tantissimo piacevoli dopo la detersione, dopo una giornata a combattere di qua, di là. Io le consiglio, ma proprio spassionatamente. Poi sono andata stamattina e non per togliere l'appannaggio alla regina del Lidl, ma vado veloce, un paio di cose che ho preso, ma giusto un paio. Ho trovato quest'acqua micellare tutto in uno di Garnier, la più famosa col tappo rosso, che è l'unica che io utilizzo perché le altre non mi sono mai piaciute. Tutto in uno strucca, deterge e idrata senza risciacquo, maxi formato da 100 ml. 6 mesi di pausa, sappiamo che la Garnier non è bio, non ha nessuna certificazione, ma di tanto in tanto io a giro le metto perché è un'acqua micellare che per 400 ml costa 2,79 €, quindi alla fine ho ceduto a sto giro. In genere tengo sempre il punto, però a sto giro ho ceduto perché ne valeva la pena. Quella che ho in uso, ho terminato le scorte, quindi quella che ho in uso è l'ultima delle mie scorte. Ho detto va bene, la prendo e la metto in scorta. Finita quella, do il via a questa e poi magari cambio. Perché a me con l'acqua micellare piace cambiare. Non ho trovato ancora un'acqua micellare perfetta, perfetta come dico io. Quindi giro, cambio e provo. Comunque questa ve la consiglio perché è davvero davvero conveniente. Per 2,79 € 400 ml Garnier Skin Active, non è poi così malaccio, ci sta. Non è bio, però voglio dire, un giro ci sta. Poi un'altra cosa che vi consiglio a ben 1,99 € sono questi profumatori d'ambiente. Adesso lo apro in diretta. Secret Garden, ci sono varie profumazioni, ma a me piace questa alla rosa per 1,99 € che sono qualcosa di eccezionale. Si compongono di rosa di incarta da inserire dentro con addirittura di vetro, cioè ragazzi, 1,99 €, ma dove lo trovate? Vedete come è fatto bene col tappino, fatto così.
E vi assicuro che c'è un profumo gradevolissimo. Io come entravo in casa, sentivo questo profumo. Adesso ho un altro profumatore in mezzo, però ho finito quello e ne ho comprati 5 perché poi non si trovano più. Sempre gli scherzi del signor Lidl. E vi assicuro che questo alla rosa è qualcosa di spettacolare, ragazze, spettacolare, sa di rosa originale, delicata, buono, buono, buono. Per 1,99 euro, cioè, ma veramente manco lo spruzzio, ma manco più le candele. Se volete comprare la Yankee Candle, quella più piccolina che vi dura mezz'ora, costa 20 euro, cioè. Scusate, ogni tanto vi lascio trascinare da queste cose, quindi ve la consiglio tantissimo. Un altro prodotto che io uso tantissimo e che ho acquistato in offerta, 1,69 euro, lace spray mousse con candeggina più sgrassatore. Sgrassa e igienizza, rimuove la muffa, smacchia i capi bianchi. Io mi trovo benissimo perché questa fa una muffa che sciogliendo si smacchia la superficie. Io ho il lavandino non in acciaio, ma in quel materiale nuovo che 6 anni fa si portava tantissimo quando mi sono sposata. Quindi cosa faccio? Spruzzo lei tutto il lavandino, lo riempio di schiuma, apro la finestra e quando lo schiuma si va a fondere, diciamo, a estinguere, il lavandino è perfettamente pulito, quindi senza sprechi, senza fatica, senza esaurimenti, mi pulisce da solo, quindi non devo stare lì a sfregare, a fare, perché poi essendo bianco si macchia facilmente e vi assicuro che è ottimo. Forse l'unico detersivo che vedrete nel mio video, perché io preferisco parlare di trucchi. La pulizia mi piace, però fino a un certo punto che non sia mania. E infine ho preso questo a 4,99 euro. Cioè, quando l'ho visto, ho detto: no, deve essere mio. Io ce l'ho uguale, solo con le farfalle colorate a muro nel bagnetto di servizio, ma non mi bastava, quindi onde evitare di fare un altro buco, mio marito, quando fece il buco per mettere quell'appendiabiti con le farfalle, pensò bene di farsi cadere il trapano da mano e fare un buco anche nel pavimento nuovo appena messo. Quindi voglio dire, quel buco è rimasto a imperituro ricordo. Quindi quando ho trovato questo abbinato con le farfalle che si può mettere alla porta, ho detto: no, è il mio, deve essere mio. Anzi, devo essere sincera, credo che andrò a prenderne anche un altro da mettere dietro alla porta del bagno grande, ragazze, perché è bellissimo. Guardate quanti gancetti, le farfalle che riprendono, le farfalle dell'altro, si mette alla porta, niente buchi, niente stress, niente fatica. Ottimo, ottimo, ottimo. E niente, detto questo, vi ho tirato abbastanza. Non vi mostro la mia spesa perché semplicemente non l'ho fatta. Stamattina ero di corsa prima di andare al lavoro, ci tenevo a prendere le maschere. Date una possibilità a questi profumatori d'ambiente perché sono davvero davvero ottimi. Pensate che c'era una mia amica, ciao Gina, baci, che mi diceva: quando li trovi, li avessi a casa mia. In quel periodo era già terminata l'offerta, e detto: quando li trovi fammi sapere perché sono meravigliosi. Ebbene sì, stamattina ci ho fatto la foto e gliel'ho mandata, avete visto, li ho trovati. E niente, questo è tutto. Spero come sempre che il video vi sia stato utile. Mi sono un po' allungata e allontanata da quelli che in genere sono i miei video, ma era una cosa simpatica e carina, visto e considerato che da stamattina è partita l'offerta, quindi le cose si trovano adesso. Ho detto: va bene, nel dubbio, nella cosa, magari qualcuno che è indeciso sull'acquisto della BB Cream o sulle maschere o su questi profumatori sa che convengono, che sono belli. Ripeto, io ho preferito la profumazione di rosa perché è molto, sa proprio di rosa originale, non artefatta, molto gradevole, molto delicata, molto sensuale, bella, bella, bella. Proprio le rose come se fossero dal fioraio e annusate le rose, buttateci un occhio. Niente, questo è tutto. Spero come sempre che il video vi sia stato utile. Un bacione e alla prossima. Ciao!